Oggi a Mesagne è la visita del capo della polizia Giannini in occasione della istituzione 30 anni fa del locale commissariato, simbolo della lotta alla Sacra Corona Unita. Gianluca Lovagnini. C'è anche quel cartello crivellato di proiettili tra i reperti esposti nel castello, Dal buio alla luce, il titolo della mostra che ripercorre 30 anni di lotta alla Sacra Corona. È un segnale direi di coraggio e di riscatto, ed è il segnale di un percorso ed è un segnale di vicinanza tra lo Stato e i cittadini molto importante. La visita del capo della polizia coincide con il 30° anniversario del commissariato. Il Ministero dell'Interno lo istituì con una legge speciale, prendendo in affitto un condominio. Come reagivano i cittadini vedendo finalmente in città un commissariato? Sì, ricordo che facemmo una grossa operazione di polizia che portò all'arresto di 10 persone. C'era incredulità da parte dei cittadini perché pensavano che dopo qualche giorno sarebbero stati rimessi in libertà. Così non avvenne. E invece la città da quel momento segnò un inizio di liberazione. Un riscatto, quello dei mesagnesi e della città, capace di affrancarsi dalla criminalità e trasformarsi in centro turistico e commerciale, sottolineato anche dal procuratore De Donno e dal sindaco Mattarelli alla vigilia del verdetto sulla capitale della cultura. Chissà se le celebrazioni di oggi non portino bene. Anche il semplice fatto di essere in un annoverati e comunque di partecipare a un qualcosa di così importante è sicuramente già questa una grandissima vittoria, e poi domani vedremo.